dopo i Beatles andiamo a un altro artista, perché a me mi piacciono gli artisti e quindi, anche se a me non si dice, e piombiamo nella figura enorme, gigantesca e complicatissima di Freddie Mercury. Un uomo, un programma, un uomo, un problema, un uomo, un mito. Perché? Perché Freddie Mercury, prima di tutto, non era il suo vero nome. Lui si chiamava Farouk Bulshara, non è il nome di un terrorista, ma è il nome di una delle più grandi rockstar del XX secolo. Lui è nato sotto uno dei segni più fraintesi, anche già dal nome, la Vergine, con un ascendente nel Leone, e questo protagonismo del Leone cozzava, si scontrava con la timidezza enorme della Vergine e di un difficile Saturno in prima casa che lo bloccava. Quindi immaginatevi voi questo calderone ambulante di questo Freddie Mercury, Farouk Bulshara meglio, che passava dall'essere timido, impacciato, imbranato, con quei denti un po' all'infuori tipo castoro, che rispondeva alle interviste tipo "ma sì, non sono fatti tuoi", era sempre evasivo. Quando saliva sul palcoscenico, il Leone esplodeva in tutta la sua megalomania e in tutta la sua strafottenza e cantava con la corona in testa "We are the champions". In Inghilterra, immaginativo che faccia potevano fare nella corona inglese, ma poi si sono un po' abituati a questa stravaganza di Freddie Mercury. Il suo tema astrale è incredibile, come la sua personalità, se non di più. Abbiamo una Vergine, Sole e Mercurio, abbiamo l'ascendente nel segno del Leone con un Saturno tostissimo incrostato in prima casa, abbiamo un Urano, pianeta della stranezza e dell'anticonformismo, opposto alla Luna nel Sagittario agli ultimi gradi, che diede quell'incoscienza per cui Freddie Mercury poi morì nella sua breve vita a 46 anni per via di un po' di eccessi, un po' di party sfrenati, un po' di esagerazioni di vario tipo, con droghe, partner e persone di vario tipo. Aveva una Venere nella bilancia insieme a Marte, che dava questo romanticismo. Lui era un grande romantico, Freddie Mercury, amava molto, ma amava forse troppe persone per essere definito fedele, ecco, diciamo così. Una grande fantasia, una grande immaginazione. Lui disegnava in una maniera incredibile. Sì, anche John Lennon e Jim Morrison ci hanno provato a disegnare, ma come disegnava Freddie Mercury non disegnava nessuno. Tanto nessuno fa le rockstar, ecco, capiamoci. Certo che in confronto a Michelangelo o a Giotto forse era un dilettante Freddie Mercury. Infatti le copertine dei Queen vennero disegnate da Freddie Mercury, e il simbolo, pensate voi, dei Queen era la raffigurazione dei segni zodiacali dei quattro membri della band: Freddie Mercury, la timida Vergine, Roger Taylor, il protagonistico Leone, come John Deacon, solo che il bassista era un po' sfigato, diciamo così, era sempre nell'angolo, e infatti John Deacon era un po' l'ingegnere del gruppo, senza offesa per gli ingegneri, quello che progettava, quello che stava dietro le quinte, e Brian May, segno del Cancro, infatti nacque il 19 luglio del 47. Questo rosario fra due leoni, una Vergine e un Cancro, questa quadrilatero, formavano i Queen. I Queen, che Regina, che era un nome in cui l'ascendente Leone, regale di Freddie Mercury, si sfogava in maniera propria e rappresentativa, e che erano sia un omaggio alla corona inglese, sia un po' una presa in giro, sempre molto garbata e sottile, perché Mercury era una persona molto fine e molto intelligente nella gestione della fama, un'allusione al mondo dei travestiti, perché Queen vuol dire anche in slang travestito. Quindi era una doppia natura, l'ambiguità era un elemento fondamentale della personalità di Freddie Mercury, che passava dal non rilasciare interviste, dal starsene chiuso nel suo mondo Vergine, al protagonismo e alla megalomania eccessiva e esuberante dell'ascendente Leone. Freddie Mercury scrisse canzoni bellissime,
conosceva il genere dell'opera e della musica classica, era un pianista all'ottavo livello del pianoforte, era in grado di suonare al contrario dei pezzi difficilissimi, era un genio della musica, non era solo un grande cantante come poi lo sminuirono altri suoi colleghi che dicevano erano blu di invidia, perché questo qua aveva una voce incredibile. E poi arrivavano gli altri che poverini, infatti al Live Aid, concerto dell'85, 6 anni prima della morte di Freddie Mercury, avvenuta a 46 anni nel 1991, lui li stracciò tutti, fu una roba micidiale. C'era Bono Vox degli U2, Toro Ascendente Capricorno, c'era Bon Jovi, Pesce Ascendente Bilancia, c'erano degli artisti incredibili, è arrivato Freddie Mercury, basta, cioè game over, ha cominciato Freddie a cantare, basta, ha monopolizzato la scena. Il grande carisma, my overall carisma, il mio assoluto carisma, era una tipica risposta da ascendente leone. Lui si sentiva il protagonista sulla scena, ma si sentiva l'ultimo degli ultimi nella vita, perché era molto timido, aveva fatica a uscire fuori questa sua esuberanza, sebbene avesse molti amici, perché era molto generoso, nato di giovedì con una luna nel Sagittario, dava tutto quello che poteva dare alle persone, ma morì da solo, come ricorda un suo biografo, e venne tradito nel suo grande senso dell'amicizia da tutti i suoi amici. Morì sotto il segno del Sagittario il 24 novembre 1991, lasciando un vuoto che ancora oggi risuona e ci manca a tutti quanti. Grande Freddie Mercury, we miss you Freddie, alla prossima puntata.